© amici telespettatori, questo appuntamento di Culturalmente Parlando lo dedichiamo alla storia di Crotone ma questa storia la vogliamo raccontare con la presenza nei nostri studi di Gianluca Punzo professore di storia dell'arte, archeologo, eh, tantissimi ruoli ma soprattutto uno studioso e credo che questo sia anche per noi crotonesi un vanto visto le tue origini Beh sì, le origini, le origini. Io sono puteolano, sono campano, ma ho lavorato qua a Crotone e ho imparato attraverso la mia professione, lo studio, ad amare terre che non sono le mie perché non ci sono nato, ma ci mancherebbe, come ho detto ieri, sono più crotonesi di tanti altri, forse perché amo la storia di questa città e ho imparato attraverso lo studio ad amarla e questo è importante. Sì, è molto importante. E ieri una lezione magistrale dedicata a Milone, ecco, questo personaggio che ci appartiene come storia, diciamo. No? Noi quando parliamo del passato di Crotone, Pitagora, Milone, li mettiamo tutti quanti insieme pensando eh, di poter attingere a una cultura molto bella che ha segnato il, il passaggio della storia poi nei secoli. Ma forse non siamo ancora riusciti ad appropriarci di questa cultura e di questo patrimonio che potrebbe essere per noi importante probabilmente è dovuto al fatto che ce ne vantiamo forse un po' troppo, però uh, dovendo conoscerla un po' meglio, sarebbe fantastico per la città poter vivere della storia e dell'archeologia che ancora vive sottoterra e ancora è dappertutto, avete due musei. E poi, per quanto riguarda il personaggio, i vari personaggi, eh, se ne è discusso molto, ne abbiamo discusso in altre occasioni, sono anni che se ne parla. Probabilmente, se facessimo studiare un po' di più a tutti i nostri giovanotti, e in città ci sono diversi professori, diversi colleghi, docenti che, che lo fanno anche alle scuole elementari, ma bisognerebbe farlo in maniera diffusa perché forse è il caso che da questa terra venga fuori tutta quanta la storia senza vantarsene in maniera nostalgica. Uh, sì, discutere assolutamente di quelli che sono i fatti, di quelle che sono le fonti. Milon è, è sicuramente figlio di questa terra ed è sicuramente uno, dovrei dire, delle, dei fiori all'occhiello di questa terra. Quindi dobbiamo dire che insomma una riscoperta dell'identità servirebbe un po' alla nostra popolazione, alla nostra gente, ai nostri giovani per avere anche chiaro quello che ha rappresentato Crotone come culla della cultura Identità, sì, fondamentale, eh, l'identità però passa dalla conoscenza, mm, senza la conoscenza non avremo mai identità, è fantastico il fatto che la squadra sia arrivata in Serie A, sarebbe fantastico poter vendere la storia di questa città a tutti quelli che arriveranno a, a, a vedere le partite a Crotone, eh, è un'occasione d'oro per tutti, è un'occasione d'oro per tutti quelli che studiano e per tutti quelli che vogliono vendere la città in maniera seria, consapevole, sapendo che si può partire dalla storia antica, sembra un refrain, sembra un ritornare, un ripetere sempre le stesse cose, uh, però quando poi uh, si discute non se ne deve discutere da bar, se ne deve discutere in maniera seria. Fantastico se tutti iniziassero a prendere coscienza e quindi a rendersi conto che l'identità di un paese nasce soprattutto dalla sua storia. Uh, Dobbiamo dire che venerdì mattina eh, una statua di Milone è stata messa in mostra e quindi come punto di riferimento e su questo sono nate un po' di, di parole nel senso buono del termine perché forse ognuno di noi pensa a Milone come eh, questa statua sia stata fatta per tornare in, re, in realtà nella nostra terra ma non è così la storia, vogliamo raccontarla? Mm. Non sto assolutamente alle polemiche che no, da no, studioso vi fanno... è una battuta la mia. Mi tengo, eh, tengo ben lontano. No, 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 io ti capisco benissimo Giussi e, e che è importante anche questo. È un'occasione per la città comunque avere ottenuto una copia della statua. Si tratta della, della statua voluta dal, da Luigi XIV, il re sole, il re di Francia, nel 1682. La statua viene scolpita nel 1682 dal PG, eh, inaugurata nel 1683 per i giardini di Versailles importantissimo sottolineare che si tratta della morte di Milone perché dopo il ritrovamento del manoscritto di Pausania eh, sto parlando del periodo del Rinascimento tradotto quasi certamente <coughs> dagli uomini della corte di un signore che si chiama Lorenzo il Magnifico quindi comunque stiamo parlando di gente che ha, ha partecipato alla storia del paese intero ed è interessante anche questo gli scritti di, Pausania, negli scritti di Pausania, uno scrittore che nel 173 d.C. fa un viaggio in Grecia e si permette di raccontare in maniera assolutamente moderna di questo suo viaggio, tanto è vero che scrive una, uh, un, una serie di volumi, si chiamano Descrizioni della Grecia, è la prima guida turistica dell'antichità, in questo viaggio in Grecia si sofferma a Olimpia, nel santuario dove c'è una selva infinita di statue di grandi atleti, ma rimane abbagliato. E colpito ovviamente non solo dalla statua ma anche dalla storia che gli viene raccontata dai sacerdoti di Olimpia a proposito di questo gigante di Croton. Gigante di Croton che è Milon. Ritorno alla statua del PC eh, per il semplice motivo che la storia tradotta nel Rinascimento eh, è una, la storia, colpisce soprattutto la storia della morte di questo personaggio, il motivo per il quale dal 1470, dovrei dire ad oggi. Eh, <coughs> D'abitudine è riprodotta in opere, soprattutto la morte di Milon, che è il soggetto della statua copiata e acquistata e portata qui a Crotone dal Louvre. Quindi insomma, ecco, una statua copiata, <coughs> ma che comunque ci fa riappropriare di questa figura, insomma, no? di Milon. Eh, questa eh. cosa mi, mi, mi fa sorridere. Eh, però. Riappropriarsi, voi siete parte della storia e questo forse è grave. È importantissimo che sia arrivata un'altra statua, come facevo notare ieri, ce ne sono tantissime, non solo di statue, ma di opere che rappresentano Beh. la morte di Milon. Ma voi siete la storia. Il problema mio è questo. Voi dovete viverla questa storia perché non è normale dire ritorna, fa. È una parte della storia. Questo Stato è una parte della storia. Ed è fenomenale che dal 173 d.C. e quindi dagli scritti di Pausania in poi ehm, si sia arrivati al 1683. Ancora dopo 1600 anni, anzi, dovrei dire calcolando la distanza dal, dalle ultime gare di Milan, l'ultima eh, Olimpiade vinta del 512 a.C. 1682-512 non faccio i calcoli precisi ma siamo, sono più di 2000 anni certo. dopo 2000 anni ancora si parlava della vita delle, de, di questo personaggio, sicuramente a colpire di più nel caso della Francia del Re Sole è stata la morte di Milon nel racconto che nasconde, eh, dovrei dire un insegnamento morale, eh, perché quella statua voleva ed è stata scelta dal re, l'idea del re era quella di dare un insegnamento assoluta, a tutta la jeunesse du alla gioventù dorata francese agli aristocratici, non è con la forza, non è col denaro che riuscirete a fare le cose, non dovete imporvi con la forza, perché anche l'uomo più forte del mondo, Milon, è morto purtroppo per la sua presunzione. Il messaggio nascosto all'interno della statua insito in questa statua è un messaggio a tutta l'umanità, è un messaggio a tutti. Ecco perché viene scelto dal Re Sole che torni questa statua, qualunque sia il significato all'interno di una città che dovrebbe vivere della sua storia con un personaggio famoso come Milone, deve assolutamente far piacere il fatto che ancora nel 1683 qualcuno parlasse di un personaggio non di un francese, ma di un signore che è nato in questa terra, di un signore che che ha vissuto e che ha vinto sette Olimpiadi e 30 volte in altre grandi manifestazioni. Quindi dobbiamo dire che insomma, è proprio il caso di riavvolgere un po' il nastro della storia e di capire questa figura, che cosa ha rappresentato e quello che può rappresentare per i giovani. Ecco, ci fai tu una sintesi di tutto questo? Mm, io dico sempre che eh, Milon è uno di quegli esempi mm, non saprei come paragonarlo è come dire Messi per il calcio o dire Yuri Kiki per gli anelli i grandi o l'OMU per il rugby, di personaggi ne abbiamo avuti tanti anche in Italia, faccio sempre il nome di Gino Bartali, fenomenale perché non è stato solo una, un atleta eh, nell'antichità da diversi anni mi occupo di questo aspetto, ci sono esempi di, eh, di cittadinanza attiva, noi discutiamo molto soprattutto nelle scuole di questo, di questo aspetto, eh, Milon è stato è stato generale dell'esercito del, di Croton, è stato un atleta, è stato sacerdote di Era, ha sposato con ogni improbabilità la, la figlia di Pitagora. Eh, questo signore, e non solo lui, tantissimi atleti di questa città, eh, si sono comportati da cittadini, da cittadini eh, e dire cittadini significa che rispettavano le leggi, ma soprattutto hanno messo la loro vita a rischio per questa città. Io penso a Failos che va a combattere a Salamina, ma un po' di più a Filippos, un ragazzino che è giovanissimo, non sappiamo in che gara, ma è un olimpionico. È un ragazzo che vince le Olimpiadi del 520 a.C. e viene da questa città, decide di partire per la Sicilia al comando eh, di Dorieo di Sparta. E andare a liberare i porti della Grecia, eh, i porti eh, sicilioti della, de, della Grecia, delle città greche. Questo ragazzino muore in quella spedizione. Questa è cittadinanza attiva, era un atleta, veniva da questa città. Gente che ha messo al servizio della comunità la propria vita. E se ne possono fare diversi di, di esempi, eh, perfino il cosiddetto traditore Astilos, colui che va via da questa città per Siracusa, non è vero che è un traditore, assolutamente è la città che aveva tradito, in quel caso si era alleata con i cartaginesi, che cittadino. Eh, Otimasiteos, il giovanotto che nell'ultima finale con Milon, 500, di Milon del 512 a.C., eh, secondo le fonti eh, non ebbe il coraggio di avvicinargli si. Sì. Eh, Follia, i greci avrebbero cancellato il suo nome, eh, i greci non avrebbero mai ricordato il nome di un codardo, di uno che non si sarebbe in qualche modo, eh, non avrebbe combattuto, l'avrebbero cancellato dalla storia. Perché dopo 700 anni ancora ricordare il nome di questo ragazzino di Croton in finale? Sicuramente è straordinario il fatto che nella stessa finale del 512 ci fossero due atleti di Croton, da un lato il grande leone, l'atleta mito vivente Milon, dall'altro Timasiteos. Il ragazzino deve essersi inginocchiato e deve aver ceduto la vittoria assolutamente per la paidea, per l'educazione, il rispetto, non poteva imbracciare o meglio incrociare le braccia con quello che è un mito vivente. Ecco che cosa è stato Millon, un mito vivente e siccome non avevano internet, la televisione, non avevano il telefonino, deve fare anche discutere, pensare e ragionare questa cosa. Abbiamo la possibilità di lavorare sul, non sul sentito dire, non su quello che sentiamo dire solamente, ma ci dobbiamo aggiornare ma soprattutto studiare. Sarebbe fantastico poter far vivere a tutti i turisti questa storia. Basterebbe solo questo, e dico solo questo per dire che una parte è importante. Questo è un direi che una, eh, un biglietto da vista fenomenale per questa città. Ovunque sì. si vada. Sicuramente. E quindi anche un recupero dell'area di capocolonna. Eh, non metto bocca su queste cose per il semplice motivo che esiste una, una struttura, un'istituzione importantissima con la sovrintendenza ma sì, eh, io penso che tutto parta però da noi cittadini mm. e io penso che comunque bisogna dare una mano perché è, è, come tu sai bene lo, lo fai per professione tu sai che bisogna criticare ma bisogna criticare anche in maniera costruttiva io dico che se i cittadini facessero fronte comune su quelli che sono i problemi ed è un fatto assolutamente generalizzato eh, non, non è non solo a crotone ci mancherebbe, io penso che sia la vita del cittadino, interessarsi non solo chiacchierare e riuscire però a trovare delle soluzioni comuni che siano favorevoli a tutti e dico sempre che sarebbe utile a non far andare via i nostri ragazzi. Quello che mi piace che tu stai dicendo è questo parlare di cittadinanza attiva, del rispetto di quello che c'era in passato verso le figure emblematiche, ma verso quelle che erano le leggi, il modo di vivere, lo stile di vita. Oggi eh, siamo in un paese in grande confusione. Eh, la democrazia, le, il rispetto della legalità, insomma, quelli che erano i valori che hanno accompagnato la storia dei popoli, no? anche quelli italiani. Ecco, eh, purtroppo noi diciamo che eh, forse Internet ci ha messo nelle condizioni di cancellare dalla nostra mente ogni possibilità di riflessione, no? siamo ammorbati sui social, siamo pronti a, a intervenire anche con falsi profili, insomma, non c'è una società che può dire è una società attiva che vuole dare un messaggio chiaro e un recupero di quella che è la dignità del cittadino. Mm, mi fa entrare un campo che assolutamente non voglio percorrere. No, no, eh, ma no, 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 capito? partendo dalla storia, insomma. Ho capito bene. Storia, ho insomma, capito bene. No, eh. E allora facciamo così, io dico una cosa che può interessare a questa città. C'è un signore che arriva nel 529 a.C., lo chiamano anziano, forse perché ha 50 anni, oggi un signore di 50 anni, visto che ne ho 48, tanto anziano non è, manca a dirlo, arriva in questa città che era stata sconfitta dalla città di Locri in una battaglia. La città era praticamente in ginocchio. Questo signore eh, dice a tutti, fa un discorso cittadino aperto a tutti, dice non dovete continuare a creare dei soldati, dovreste iniziare invece a pensare di farli andare a scuola, farli studiare. Fate studiare questi ragazzi, facciamogli fare quella che oggi chiamiamo educazione fisica. Questi ragazzi inizieranno fin da piccolini perché dalle, dalla tenera età di sei anni gli iniziamo a far fare sport, fin da piccoli questi ragazzi inizieranno e saranno bravi perché rispetteranno le regole del loro sport. Da adulti sarà più facile rispettare le regole della città. Probabilmente una chiave c'è e al di là di quello che, che dicevi, che è sicuramente è condivisibile per tanti aspetti, in questa città si potrebbe fare un discorso di questo genere recuperando la lezione di Pitagora, perché il vecchietto era Pitagora, 529 a.C., noi ieri sera, questo signore praticamente aveva e potrebbe essere indicato, è stato il padre dell'educazione fisica, scuola, educazione fisica, sport. Se io educo i ragazzi a rispettare le regole dello sport, io ho già seminato bene. Il ragazzino da adulto sarà un cittadino. Non è possibile che da questa città, che per quanto sia una città greca, attenzione non facciamo sempre i soliti giochini, ah era Italia, ah erano calabresi, sono greci. E gente greca vive quella che ci hanno insegnato a chiamare Magna Grecia, è Grecia d'Occidente, ma non è importante. Viene da questa terra. Come mai da questa terra ci sono e arrivano atleti che si comportano in questo modo? È strano, ma forse perché ci stava un signore che si chiamava Pitagora. Se iniziassimo a recuperare anche la storia di questo personaggio senza enfasi, senza in maniera romboante, senza riempirsene sempre la bocca in maniera pure poco consona, sì, diciamo sempre: Crotone è la città di Pitagora, no? È questo quello che. Crotone è stata la città dello sport. Dello Crotone sport. è stata la città che ha insegnato al mondo per 100 anni a vincere alle Olimpiadi, insegnato tra virgolette, perché è la città che più di Sparta e di Atene ha vinto nelle manifestazioni panelleniche. Com'è possibile che da questa terra arrivassero tutti questi atleti? Questa è la cosa straordinaria, non solo il nome di un personaggio, la cosa fenomenale era il movimento. Probabilmente si può parlare di una scuola de dello sport antica, una scuola di atletica. Non ci sono le fonti per poterlo attestare, non è scritto da nessuna parte. Ma sappiamo che se c'è un movimento così forte, se in una sola gara, secondo quello che ci dicono le fonti, arrivano i primi sette nella finale della corsa, arrivano e sono tutti crotoniati, secondo me c'è stato qualcosa. Certo. Sono già i maicani dell'antichità, questi qui. Sono il Bolt e tutto il resto dell'antichità. E questo dovrebbe fare piacere il fatto di recuperare la storia e saperla curare, vendere anche in maniera positiva ai turisti e farne il proprio fuori all'occhiello. Ripeto, è un biglietto da visita fenomenale. Poi che la nostra società abbia avuto delle derive dovute a, tra virgolette, a internet e agli altri social. Noi abbiamo il calore. Io ricordo sempre che sul corso c'è una marea di gente, non mi pare che siamo a livello di quelli del nord che sono per forza di cose al freddo e sono costretti Stanno a rinchiudersi. A Noi stiamo all'aperto e quindi il nostro social rimane il corso, rimane il lungomare. Noi abbiamo la possibilità di confrontarci. Probabilmente, da cittadini, bisogna confrontarsi anche su altri piani e bisogna un po' di più partecipare alla vita comune, forse sì, però. Uh, faccio l'archeologo, quindi. Eh sì, non... È un bel lavoro quello dell'archeologo. Ti tuffi nella storia e quindi ti, eh beh, ti una un quello... È una professione fenomenale. Eh, eh, eh. Se hai la possibilità dei genitori che ti pagano le tasse, perché se non hai la possibilità di farti pagare le tasse ai genitori, io ho avuto la fortuna di avere i genitori che mi hanno pagato le tasse e non finirò mai di ringraziarli. Io ho avuto anche la testa dura perché ho continuato, la mia idea è quella di divulgare, spero di, di riuscire nel, nel mio incontro. Cosa stai lavorando in questo momento? Mm, vengo fuori da, una, da un anno di progetti in Sardegna, eh, mi sono sempre mosso, faccio una vita da nomade. E, ma praticamente da qualche giorno ufficialmente sono il direttore del Dipartimento di Storia Antica della SIS, la Società Italiana Storici dello Sport. E spero attraverso questa, questo gruppo, grazie al Presidente Galluzzo, di riuscire a fare tante di quelle cose che ho in, in cantiere. Tante. E cosa c'è in cantiere? Dai, eh, daci qualche. La divulgazione, qualche la, divulgazione che... la divulgazione è la cosa più importante, eh, la divulgazione oltre a una serie di progetti che si chiamano di alternanza scuola-lavoro. Il governo ha deciso da quest'anno di far fare progetti di alternanza scuola-lavoro ai ragazzi di terzo liceo. In Sardegna ho ospitato, grazie al gruppo di persone con le quali lavoro, dei ragazzi a fare restauro, scavo archeologico, documentazione archeologica e trekking. Per tre settimane abbiamo avuto 62 giovanotti di Benevento che si sono venuti a divertire, ma hanno imparato che il lavoro. Un progetto di questo genere si potrebbe fare qui a Crotone, potrebbe essere interessante potrebbe, è una cosa che è in cantiere, non, non posso negarlo, oh no. anche perché io ho lavorato qui per tre anni e rimane comunque una delle, dire, delle mie città, io sono un Napolide, non posso dire di essere putiolano visto come me ne sono andato tanti anni fa. Solo perché ci sono nato, ma sì 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 assolutamente è in cantiere un'idea un di questo genere per questa città ed è importantissimo che si possa fare anche perché non sarebbe male far arrivare ragazzi soprattutto dal, da fuori eh, perché i ragazzi crotonesi devono poter andare all'esterno a vedere fuori dal recinto che ci sta ma facciamo uscire dal recinto anche gli altri e venire a Crotone a vedere, a vedere questa città, una questa terra. Ma fare dignità diciamo tra i giovani? per avere la possibilità anche di fare I giovani, i giovani... una scoperta così bella come quella che proprio l'archeologia può dare, no? Eh, studiare, cogliere il significato di tutto quello che è il nostro passato, insomma, un passato che dobbiamo recuperare. Tu hai ragione su questo. E io ricordo che c'era l'intenzione, un bel po' di anni fa, di fare a Crotone una università con la facoltà di archeologia, no? Proprio per dare la possibilità ai giovani di venire, di studiare qua e di lanciare un, un progetto diverso per Crotone. E poi, insomma, Crotone è la città dei tombaroli. Eh? L'Italia è il paese dei tombaroli, non è Crotone la città dei, dei tombaroli. Detta così sembra quasi che siano tutti quanti qua e ci sia no, una no, cricca diciamo di Tombaroli. Le città antiche, soprattutto quelle del sud, lì dove c'è una, una fame di lavoro che non finisce più, da sempre sono città tartassate da, da questa... Da questa infamia, perché poi alla fine ci vanno a guadagnare solamente i collezionisti, i quattro soldi che prendono le persone che vanno a cercare queste cose mettendo a rischio anche la loro vita, perché comunque è un rischio gravissimo, eh, io penso che sia una cosa che non, non paghi. Eh, sarebbe fantastico che tutto quello che, che è sottoterra lo potesse scavare la sovrintendenza e lo mettesse assolutamente in mostra in questi due musei cittadini, perché quello di capocolonna per me è cittadino certo. comunque. Io mi sono sempre divertito a fare delle cacce al tesoro, la cosa forse più bella è questa, far arrivare i ragazzi e fare scoprire da sé, da soli farli girare per le vetrine e farli vedere cosa significa la storia di questa città, anche perché senza una spiegazione quei musei sono assolutamente muti, esiste un direttore, esiste un polo se non sbaglio, ormai si sì, chiama così, sì. e io conosco molto bene il dottor Aversa, è una persona che è assolutamente aperta a questo discorso, ovvero quello della divulgazione e ha organizzato e sta organizzando una serie di incontri e di eventi. E pur non facendo parte della superintendenza, mi, mi, veramente mi, mi, mi fa piacere no, ci che sia. Sta mettendo molta passione eh? per, proprio per quella realizzazione di questi. Eh, io, io, sono contento, che... io sono contento che tu utilizzi questa parola. Va detto che c'è una, una professionalità alla base che è straordinaria. Eh, certo. no. E lui ha questa idea, quella di divulgare quanto più possibile la storia di questa città e, fare, e far sì che la gente se ne possa riappropriare. In questo caso, sì, riappropriare. Molto più che del riappropriarsi della statua, come ho sentito. Attenzione, vi voglio bene, quella statua è francese, l'ha fatta per il re di Francia uno scultore marsigliese. È fenomenale l'idea che sia tornata qui. Ma non, non facciamo discorsi. Tipo la Gioconda. deve tornare oppure. a casa la Gioconda perché allora. è italiana. ho capito. No, 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 il campanilismo fino a un certo punto bisogna essere fieri della propria storia. Allora. Sì, sono d'accordo, sono d'accordo assolutamente e sì. torniamo a Pitagora. Che cosa ci puoi raccontare mm. di questa figura, magari che ancora non è... cose che non sono note, notizie che non sono note, che possono in qualche modo risvegliare la nostra attenzione proprio verso quello che ha rappresentato per questa città? Beh, oltre al fatto che è stato un, un personaggio troppo troppo importante per il fatto che abbia in qualche modo risvegliato le coscienze dei crotoniati di allora sull'ultimo scorcio del VI secolo a.C. Io dico sempre che bisogna stare attenti alla storia legata a questo personaggio, soprattutto per un motivo. Eh, perché chi scrive della storia di Pitagora è praticamente eh, scrive nel IV secolo d.C. Tutte le nostre fonti su Pitagora sono fonti molto molto tarde, quindi bisogna bisogna essere molto molto attenti a valutare ogni, ogni storia legata a questo personaggio beh detto questo è un insegnante fenomenale è un po come quando si parla eh, di alessandro magno il grande, il grande condottiero ok un grande condottiero e il suo maestro si chiamava aristotele non, non si chiamava peppino dietro al vicolo si chiamava aristotele pitagora è uno di quelli che al pari di aristotele è stato un maestro fenomenale e se sono esistiti personaggi non tanto come Milon che già viveva ed era sottente un campioncino, ma eh, lo, lo conosce e probabilmente, anzi, sicuramente, un suo discepolo, sposerà la figlia. Ma se pensa all'insegnamento che arriva a personaggi come Filos o eh, lo stesso Astilos, che il maestro non hanno conosciuto, non lo hanno conosciuto per ovvi motivi di età, perché stiamo parlando di personaggi che gareggiano praticamente nel 480, 400, sì, dal 490 al 480. E questi insegnamenti di Pitagora sono rimasti assolutamente all'interno della società crotoniate, è vero che viene cacciato, è vero che se ne va a metà punto, ma l'insegnamento di Pitagora rimane radicato eh, in tutta l'Italia del sud e da qui, parte da qui, parte da Croton, e questo è fenomenale e se ha continuato a vivere nella, mh, dovrei dire senza Emilia, certo. nella mente di tutti, tutti del sud e ancora nel IV secolo discepoli ne scrivono Vuol dire che questo signore ha lasciato una traccia assolutamente indelebile e quindi è inutile dirne: un grand'uomo, sicuramente affrontando le fonti, questo signore, questo personaggio, questo maestro è stato un punto cardine della società antica. Ma se n'è dovuto andare da, da Crotone di notte, correndo? Motivi politici. Motivi politici, e cioè. <ride> Beh, denigrare è stata la cosa più... Eh, l'arma <ride> più straordinaria utilizzata dall'uomo. Senza i media, senza la televisione, la denigrazione, il denigrare qualcuno doveva essere sottile, orale e quindi girava la voce. E' più nemmeno quello che succede oggi. Se voglio fare del male a qualcuno, posso iniziare attraverso i social a mettere in giro voci su di lui. Eh, siamo una società che purtroppo non affronta e in questo ritorno a quello che dicevi tu, le fonti. Eh, perché se metto in giro una voce su Giusi che Giusi è questo e Giusi è quello, ma nessuno va a valutare se l'ho scritto, ma l'ho detto solo, ma attenzione, non sanno neanche se l'ho detto io davvero, iniziamo a creare un polverone inutile, veramente inutile. Su questo noi siamo bravissimi. Nell'antichità fanno pezzi la città di Croton, indicando in una fonte che la città di Croton si è evoluta, e quindi i, Pitagor i pitagorici, perdonatemi, si sono voluti, sono diventati così famosi, così importanti e così presuntuosi da voler organizzare Olimpiadi a casa loro. C'è cioè una fonte che per quanto sia più o meno tarda racconta questa storiella. Organizzare le olimpiadi a casa propria era una delle cose più infamanti e gravi che un greco potesse fare. Accusare Croton di questo significava fare a pezzi la città, perché in questo modo, alle Olimpiadi, a Olimpia, la città avrebbe avuto una pubblicità e una propaganda assolutamente negativa. Esatto. Si accusa Sibari e si accusa Crotone di aver fatto la stessa cosa. Chiudendo questa intervista, come hai trovato Crotone? Che idea hai di questa città cambiata, migliorata? Eh. Eh, che cosa c'hai nel a parte il fatto che tu porti Crotone nel cuore lo sappiamo ecco, io la porto tornato... pure in giro per l'Europa visto che <ride> nei miei convegni praticamente parlo sistematicamente di Crotone non sono crotonese ma non è importante esserlo quando uno è uno studioso è uno studioso poi affronto questo argomento certo. ci mancherebbe tutto il corso del primo anno accademico a Firenze sarà incentrato su Crotone ma mica venga a mettere i manifesti a Crotone voglio dire ci saranno studenti dell'università che vengano a studiare queste cose non ho bisogno di, di questo e, e tu lo sai è la mia vita da professionista da studioso però, 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 come l'ho trovata? Io qui ho così tanti amici, la città si deve risvegliare. La prima volta che sono arrivato nel 99 ho letto questa frase sul muro di una banca, crotonesi svegliatevi. E mi chiedevo ma perché questa frase, crotonesi svegliatevi? Ma alla fine io penso che sia un fatto generalizzato, sì, dappertutto. Bisognerebbe svegliarsi come cittadini un po' in tutto il paese, non solo a Crotone. Mi piacerebbe che, conoscendo molto bene la storia della, della città, questa storia dello sport, mi piacerebbe da morire che nascesse da qui un, un bel movimento, anche che ci sono due occasioni, una importantissima, le Olimpiadi del 2024, non sarebbe proprio male visto tutto quello che è stato fatto in questi anni. Sta una persona mh, che amo e odio, si chiama Santino Mariano, penso <ride> che in questa città abbia fatto qualche cosina, a turno lo dimenticano, lo riprendono, lo dico, Santino sta lavorando su questo da una marea di anni, c'è ci cioè un, un professore, un, un educatore, un maestro di sci che si chiama Adriano Romano, ci sono figure, personaggi in questa città che possono fare delle cose fantastiche e il problema più grave dei nostri paesi, delle nostre città è... No, io quello lo conosco, a quello non gli no, faccio fare. Ma lo dico io qual è. Nemo io... profeta in patria. Eh, vabbè, ah? questo sì è vero, è vero ho fatto solo si due fa, convegni. Non viene fuori mai, non ci coglie mai. Ma questo è un errore gravissimo, gravissimo, perché fuori da qui queste persone sono importanti, fuori da qui hanno funzioni importanti. Adriano Romano insegna sci in giro per l'Italia, è riconosciuto sì. dappertutto, ha funzioni anche all'interno del collegio dell'Associazione eh, so Nazionale. Ma non è normale: avete dei personaggi all'interno di questa città che lavorano fuori fanno bene, molto bene, ma per quale motivo non mettersi insieme? È una cosa che. E chiudo, chiedo scusa. L'aveva insegnato un Signore nel 529 a.C. Se volete fare un passo avanti dovete mettere tutto en maison, in mezzo, condividere, senza la condivisione non si so fa niente, perché alla fine rimaniamo solo noi, poi un giorno si muore, ricordatevelo tutti, io me lo ricordo molto bene, quindi metto a disposizione le cose che so. <ride> allora io ti ringrazio Gianluca per questa grazie tua a presenza, voi, è, a te. è molto particolare questa trasmissione perché noi cerchiamo di dare spazio sempre a tutti gli artisti del nostro territorio, quelli che hanno superato i confini della Calabria e sono riusciti ad avere dei bei risultati, no? perché in ogni caso quell'orgoglio crotonese deve tornare ad esistere e per far sì che questo possa emergere c'è necessità di recuperare l'identità, di parlare bene della nostra città, della sua storia, per dire insomma non siamo figli di nessuno, ma abbiamo alle spalle un passato così importante che può essere anche un progetto per il futuro. Tu facevi riferimento a Santino Mariano. So quanto impegno ci ha messo e ci sta mettendo, ecco, il problema vero è che in questa città fare red diventa sempre difficile, mentre invece dovrebbe essere una soluzione adatta a creare condizioni migliori. E eh, in questo però potete fare tanto e anche e tu erano? puoi fare la tua parte, nel senso che eh, tra di voi vi conoscete, evidentemente bisogna fare tutti un passo indietro, darsi un bel pizzico sulla pancia, come si dice dalle mie parti, e trovare il modo di dialogare sullo stesso tavolo, perché l'unico bene. È il bene comune, non è quello personale, però qui poi divento, faccio il predicatore, evito, sto zitto. Fai ah, l'archeologo che è la cosa più bella che puoi fare e <ride> l'aiuto che ci puoi dare, sicuramente è molto importante. Grazie Gianluca per Grazie essere, essere stato con noi. Grazie a tutti.